Bella a tutti ragazzi, qui è Giue360 e ben ritrovati nel mio canale. Come potete vedere siamo qui con un nuovo episodio della carriera allenatore. Nello scorso episodio abbiamo concluso il calciomercato a cui alcuni di voi mi hanno detto che è davvero che è stato un brutto calciomercato e sono d'accordo con voi, ma purtroppo i soldi mi sono arrivati solo l'ultimo giorno perché come potete vedere dal budget abbiamo a disposizione 47 milioni, quindi potevamo fare davvero tantissime cose, solo che sono arrivati praticamente alle ultime 2 ore di mercato, mi sono arrivati i soldi e non sono riuscito a concludere le trattative che volevo fare. Volevo prendere la Lavezzi e poi volevo prendere anche un centrocampista. Se non era Gargano, era un altro. Volevo prendere anche qualche difensore, magari non lo so. Però volevo fare anche altre cose, ma non sono riuscito a farlo proprio perché mi è mancato il tempo. E in quelle ultime 2 ore che avevo a disposizione sono riuscito a prendere solo Higuain e davvero per un giorno non sono riuscito a prendere Lavezzi, che aveva accettato anche l'offerta, ma purtroppo non siamo riusciti a concludere niente. Questa qui è la squadra. Sono comunque soddisfatto perché, come ho detto prima, come ho detto nello scorso video, 8 giocatori appartengono a Napoli nella realtà, se contiamo anche Reina, quindi ci rimane solo Oscar, Pogba e Abate. Poi comunque in panchina abbiamo altri 2 infortunati, El Khadouri, che comunque mi piace molto e quindi sta giocando anche molto bene, e per il momento ci teniamo Pogba. Quindi, io voglio vincere lo scudetto con questa squadra. Alcuni di voi mi hanno detto che non ci riesco, che non ci riuscirò, perché comunque la squadra è abbastanza scarsa. Ci siamo indeboliti, sì, questo è vero, ci siamo indeboliti, ma comunque non mi interessa. Con qualsiasi squadra io voglio vincere lo scudetto. Sono a 9 punti di distacco, sì, 9 punti di distacco dal Milan. C'è ancora tutto quanto quasi tutto quanto il ritorno da fare. C'è Pescara, Sassuolo, Verona, Udinese, partite che dobbiamo vincerle tutte quante. Quindi iniziamo subito dal Pescara. Noi ci vediamo in partita. Buona visione a tutti. Bella! Callejon, appoggia dentro per Pogba. Pogba si gira, appoggia per Jorginho, 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 il sinistro di Jorginho, fuori, appoggia per Higuain, può andare Higuain, vai Pipita, puoi farcela Higuain, puoi farcela, sei da solo, sei da solo, sei da solo Higuain, sei da solo, guardate lì fallo però, c'è fallo, c'è fallo, prendiamo le misure, 23 metri, Higuain il destro, attenzione ancora lì, spazza via, no, vai Pogba, forza, forza, con calma, appoggia dietro, ti tacco, è buona, Oscar, la finta, Oscar, Oscar, ancora lì. Pogba dentro, calcio d'angolo. Dai, dai, che stiamo spingendo, dai. Jorginho dentro, di testa. Bjarnason, poi attenzione ancora lì. Con calma, Callejon. Appoggia, Koulibaly. Dentro, Pogba si gira al destro. Deviato. Poi Aresti, blocca lui. No, attenzione, Politano, Politano. No, Zuniga, no, no. Deviato, Reina, bloccala. Koulibaly, cosa fai? Spazza via. Meno male che ha fischiato. 0-0 ragazzi, ancora niente, il gol non arriva, ma io credo in questa squadra, credo in questa squadra. Appoggia, Higuain, Higuain, vai Gonzalo il destro! Aresti, Jorginho dentro di testa, faccia di testa, David Lopez, no, l'ho vista dentro! Accidenti! No, 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 Reina, Reina, mamma mia! Ah, era fuori gioco, meno male, però potevi fischiare prima, mi sta venendo un infarto! Vai Oscar! Vai Oscar, con calma Oscar, con calma, no. Appoggia, appoggia se non ce la fai. Bene così, Duvan. Duvan, si gira. Zapata, la finta Zapata, il sinistro Zapata. Guardate cosa ha preso. Dai però. Jorginho. Dai, calcio d'angolo. Qualcuno di testa. Di testa Higuain si butta. È ancora buona però, è ancora buona. David Lopez, il destro di David Lopez. Mamma mia. Pogba. Si gira, Pogba, il sinistro di Pogba, ancora Aresti. Jorginho, dentro, di testa, bacia il Biolla, ancora Aresti, ancora, ancora, ancora calcio d'angolo, dai, insistiamo, insistiamo. Jorginho, dentro, di testa, Higuain, bacia, di testa, Duvan, Zapata. E andiamo. Zapata. Che fatica però. Settimo gol in Serie A, che fatica. 1-0. Pogba, vai al rimpallo Pogba. Appoggia, dentro, di prima, Callejon, per Higuain, vai Gonzalo, arriva anche, non so chi, Abate. Attenzione ancora buona, Pogba in destro. Aresti, si soffre, Callejon, bravissimo, 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 Callejon, Callejon. Dentro per Higuain. Vai Gonzalo, uno contro uno, uno contro uno, Gonzalo Higuain, il destro no, Aresti.
Potevi chiuderla, Gonzalo, potevi anche fare il primo gol, ma non fa niente, finisce qui 1-0, decide Duvan Zapata, questo qui. Quindi ragazzi, partita vinta, sofferta, ma comunque vinta, questo è l'importante, intanto qualcuno si è ripreso. Vediamo un po' chi dovrebbe essere, il Calduri oppure entrambi, sia il Calduri e sia Radosevic. Perfetto, ci serviranno soprattutto in Europa League quando faremo un turnover molto molto vasto, perché punto tutto quanto sul campionato. Comunque il Milan ha vinto, quindi sono ancora 9 punti di distacco. Anzi no, aspettate un attimo, aspettate un attimo. Una cosa importantissima, perché il Milan è con una partita in più, quindi significa che il Milan ha giocato e ha perso. Il Milan ha giocato e ha perso. Ragazzi, per forza, perché era 56 anche prima, erano 9 punti di distacco e comunque il Milan ha perso con la Fiorentina, 2-1, sì, il Milan ha perso. E questa è l'opportunità, e questa è l'opportunità, dobbiamo vincere contro il Sassuolo. Eccoci qui ragazzi, le squadre stanno per entrare in campo, siamo al Mapei Stadium di Sassuolo e inizia adesso Sassuolo-Napoli sotto la pioggia, dentro. Di prima è buona, 1-2, fantastico il destro, consigli! Bella azione però. Attenzione il cross da Zaza! Mamma mia di quanto è uscita! Pogba, appoggia, dai così veloce, David Lopez, dentro per Higuain, Higuain, si gira Higuain, fa Higuain, fallo, fallo Higuain, consigli! Accidenti! Jorginho, calcio d'angolo, dentro, di testa, pace di testa, attenzione buona, fallo, fallo David Lopez, deviato, ancora calcio d'angolo. Dai, un minuto di recupero, dai, dai. No, ma cosa? No! Io l'ho vista la deviazione, è impossibile. Ma dai. 0-0 ragazzi, fine primo tempo, 0-0. Non va assolutamente bene perché il Milan ha perso. Quindi dobbiamo vincere. Adesso mai più, ora mai più. Bersalico, il cross, Zuniga. No, 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 no. Reina, sulla respinta con calma. Magnanelli, attenzione che la mette dentro. No, Zaza, no, no. No. Zaza, Sansone, Sansone dentro. Mamma mia, ci ha graziato Berardi o Sansone, non so chi era, ma ci ha graziati. Basta ragazzi, io non mi arrendo. Callejon, io non mi arrendo. Callejon, dall'altro lato per Oscar. Oscar, per favore, Oscar. Per favore, Oscar. Oscar. Oscar, prendila. Al 79esimo, dai. Dai, 80esimo, ragazzi. 10 minuti, 10 minuti, attacco totale. Forza. Duvan, Duvan, guarda. No, guarda i Higuain che stava scattando. Se passava, guardate lì come si salvano. Sansone, Rossini, dentro. Reina, bravissimo, prendila. Prendila subito, subito Reina, subito Reina. 85esimo, di testa. Prendila Callejon, prendila Callejon. Duvan, Higuain, appoggia, Pogba dentro per Higuain. Vai Gonzalo, vai con calma Higuain, vai Higuain, appoggia, appoggia, vai con calma, con calma. Abate, 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 dentro Duvan, appoggia Pogba, Duvan, 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 2-1, 2-1, Zapata. Mamma mia, che partita. Difesa oltranza adesso, al 90esimo, 2-1, 2 minuti di recupero, dai, Longhi, vai David Lopez, bravissimo, bravissimo David Lopez, e tienila adesso, tienila, tienila David Lopez, che sofferenza ragazzi, che sofferenza, David Lopez, ancora David Lopez, dentro per Pogba, Pogba, il destro di Pogba, consigli, Auriaudo, e finisce qua, finisce qua. 2-1. Mamma mia ragazzi, che sofferenza. Offerta della nazionale dell'Egitto. Ma che cavolo me ne frega a me dell'Egitto. Mamma mia. Andiamo avanti. Adesso c'è la partita di Europa League, che faremo un turnover assurdo. Un turnover assurdo. Però prima di chiudere voglio vedere la classifica. Milan 56, Napoli 50. Io vi ricordo che 3-4 episodi fa i punti di distacco erano 12. Adesso sono 6, si sono dimezzati. Ce la possiamo fare, dipende tutto quanto da noi. Io credo in questa squadra e dobbiamo vincere ogni partita come abbiamo fatto adesso. Quindi per questo video è tutto, vi invito a lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di passare sulla pagina Facebook, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella!